La permanenza nella società del Pescara di Daniele Sebastiani con il solo affiancamento di un gruppo disposto a investire sembra al momento l'ipotesi più credibile nell'ambito della trattativa societaria, come confermato ieri sera a Replay dal massimo dirigente biancazzurro. Ma io credo che sia proprio questa la strada che andremo a chiudere, perché poi di fatto purtroppo io ci ho provato con tutto me stesso. E qualcuno che viene qui e che ti toglie le castagne dal fuoco e ti dice vabbè, ci penso io, è difficile da trovare, anche perché obiettivamente poi parlano per noi, parlano anche i numeri, anche quelli che devono venire ad investire in questa città. Non guardano solamente se io ho un campo sportivo, se ce n'ho due, se ho 100 euro di debiti, se ho 100 euro di capitale. Guardano tutta una serie di numeri che Pescara purtroppo non ha. Sebastiani ha poi confermato l'anticipazione ai nostri microfoni del presidente onorario Marinelli circa una interlocuzione col City Football Group, che fa riferimento al Manchester City, che poi però ha indirizzato le attenzioni sul Palermo. Se l'ha detto Marinelli, sì. È stato un parlare di alcune cose, di alcuni progetti, di alcuni programmi, dove noi abbiamo messo sul piatto l'unica cosa che ci poteva far fare la differenza, e cioè le infrastrutture, però poi di fatto, poi alla fine contano i numeri. Per la panchina, con la permanenza di Sebastiani, è improbabile un altro ritorno di Zeman perché, dice il presidente, contano anche i rapporti personali, alludendo al burrascoso esonero del 2018. Daniele Dellicarri, nel caso anche qui sarebbe un ritorno, è un nome spendibile per la carica di direttore sportivo. Ma guarda, Enrico, senza fare nomi di chi è chi e di quale gruppo chi o quale persona potrebbe entrare nel Pescara, questa cosa è vera, anche perché Daniele, sapete il rapporto che io ho con Daniele? Sapete, non lo sapete, ve lo dico io, che negli ultimi anni, avendo girato un pochettino in tutta Europa e non solo per il suo lavoro, in più di un'occasione mi ha messo in contatto con delle persone interessate ad acquisire dei club. Ma qualcuno di questi poi ha comprato realmente un club in Italia che non era sicuramente Pescara, ma lo ha fatto per quei discorsi che facevo prima, perché, ripeto, ci vogliono i numeri per avere un appeal e noi questi numeri non ce l'abbiamo.